La pace del Signore a tutti voi, fratelli e sorelle, vi salutiamo dagli Stati Uniti d'America. È un'altra volta è un piacere, un privilegio e un dovere davanti al Signore di dare la gloria e l'onore che appartiene solamente a Lui. E fratelli e sorelle, questo che noi vogliamo fare in questo giorno, vogliamo lodare il Signore, lo vogliamo glorificare e vogliamo imparare da Lui. Apriamo con una parola di preghiera. Signore, ti ringraziamo per questo giorno che Tu ci hai dato, ti ringraziamo per quello che tu fai ogni momento, come Tu ci ami, come Tu ci proteggi e come Tu ci fai sperimentare, Signore, il Tuo amore nelle nostre vite, Lord. E Signore, noi siamo qui in questo pomeriggio qui in America e in questa sera in Italia per dare gloria e onore a Gesù Cristo e ti domandiamo la Tua benedizione, ti domandiamo che Tu usi ogni cosa che sarà detta e fatta in questo giorno di portare gloria e onore a Lui. Signore, un'altra volta ti ringrazio in Gesù, nel nome di Gesù, che è benedetto da ora in eterno. Fratello e sorella, lo diamo in nome di Gesù Cristo. Sveglio ogni
chi tu sei, questo è chi tu sei, questo è chi tu sei, questo è chi tu sei, questo, questo chi tu sei, questo è 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 chi tu sei. Thank you.
Gesù. Non c'è nessun altro nome in cielo, sulla terra e sotto la terra che si avvicina al tuo nome. Tu non c'hai rivali. Tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori. Signore, ti ringraziamo che tu ti sei rivelato a noi e noi ti conosciamo personalmente e noi sappiamo chi tu sei. È una benedizione, Signore, è una grazia. E noi ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore che tu ci hai amato così tanto, che sei venuto e sei morto per noi. Ma non solo sei morto, tu sei risuscitato. E perché tu sei risuscitato? Noi sappiamo che un giorno,
anche quelli che sono morti in Cristo risusciteranno. E Signore, questa è la speranza che tu ci hai dato a noi e che noi giorno dopo giorno teniamo nei nostri cuori e ti ringraziamo. Il mondo non c'ha speranza, il mondo non aspetta cose buone, ma noi sappiamo che cose buone aspettano a coloro che credono in te, a coloro che camminano con te. E ti ringrazio, Signore, nel tuo nome che è prezioso, nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto da ora in eterno. Amen. Fratelli e sorelle, questa sera vogliamo continuare dove abbiamo lasciato la settimana passata e ricapitoliamo un poco quello che abbiamo visto la settimana passata. Nel capitolo 17 e nel capitolo 18 dell'Apocalisse noi leggiamo del giudizio che il Signore manda su Babilonia. Come abbiamo detto la settimana passata, Babilonia rappresenta un sistema. Non parla della città di Babilonia che esisteva nei tempi passati, ma descrive un sistema religioso e un sistema politico che sono stati presenti sulla faccia della terra sin dall'adore di Babele. E questi due sistemi, questo sistema politico e questo sistema religioso, saranno in unità. Come noi ci avviciniamo agli ultimi tempi. E durante la prima parte della tribolazione questi due sistemi lavoreranno mano a mano per cercare a compimento il programma del nemico dell'anima nostra. Se vi ricordate, Giovanni udì un angelo, l'angelo che è uno degli angeli che aveva le coppe, e l'angelo gli dice: Giovanni, io ti faccio vedere il giudizio della prostituta. Babilonia è chiamata, questo sistema religioso è chiamato un sistema di prostituzione. Il motivo è perché loro non adorano, loro non servono il Dio vivente, ma un sistema religioso che non ha origine dal Dio vivente, ma ha origine dall'inferno o da Satana. E quando Giovanni vide una donna che era vestita e che era seduta sopra una bestia. La bestia aveva 7 teste e 10 corone. E come abbiamo detto, la bestia rappresenta il sistema politico, ma anche rappresenta l'anticristo che verrà in potere durante la tribolazione. E dice che quando Giovanni guardò, vide che questa prostituta aveva nelle mani una coppa, e la coppa era piena del sangue dei santi. Fratelli e sorelle, parlando di persecuzione, parlando di martiri, ieri stavo ascoltando che in Africa, in Uganda, un gruppo di terroristi musulmani hanno attaccato una scuola cristiana. La scuola era piena di bambini, di ragazzi, e dice che i ragazzi avevano cantato un cantico prima di andare a dormire. Hanno cantato il cantico e poi sono andati a dormire, e dopo che i ragazzi sono andati a dormire, questo gruppo di terroristi li ha attaccati. Avevano coltelli e spade e hanno ucciso 41 di questi ragazzi che si trovavano dentro la scuola. E dopo quello che hanno fatto, tutti gli altri ragazzi che non erano stati uccisi li hanno chiusi in una stanza e hanno dato a fuoco alla palazzina, e tutti questi ragazzi sono morti bruciati. E Giovanni vide che questa donna aveva una coppa
e la coppa era piena del sangue dei santi. Fratelli e sorelle, attraverso i secoli, questa Chiesa falsa ha sempre attaccato i veri fedeli che servono il Signore. Perciò Giovanni vide questa donna, era seduta sopra la bestia. Oggi, stasera, vogliamo incominciare dal versetto 8. Dice: la bestia che hai vista, vi ricordate, abbiamo detto, era passato, non è presente quando Giovanni stava scrivendo questo, ma nel futuro questa bestia apparirà un'altra volta. E quando apparirà, Giovanni scrive che salirà dall'abisso, significa che il potere, l'autorità che questa bestia avrà non viene da Dio, ma viene dal diavolo, viene dall'inferno. E quando Gesù ritornerà, questo sistema religioso, questo sistema politico sarà distrutto dalla venuta di Gesù Cristo, e dice che gli abitanti della terra, il cui nome non è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era, non è e verrà di nuovo. Versetto 9. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. L'angelo dice a Giovanni: Giovanni, per capire quello che viene, c'è bisogno di una mente che abbia saggezza, che abbia intelligenza. E dice: le sette teste che la bestia aveva sono sette monti sui quali la donna siede, ma sono anche sette re. Fratelli e sorelle, se una persona leggeva il libro dell'Apocalisse quando Giovanni l'ha scritto, ognuno che leggeva questo versetto che dice che le sette teste sono sette monti, sette colline sui quali la donna si siede, nella mente di chi leggeva, la prima cosa che veniva nella loro mente è la città di Roma, perché 2000 anni fa la città di Roma era conosciuta in tutto il mondo come la città che si trovava sopra sette monti, sopra sette colline. Perciò, fratelli e sorelle, molti scolari biblici dicono che questo sistema religioso in qualche modo è associato con la città di Roma e con la Chiesa cattolica. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna si siede, ma le sette teste sono anche sette re. Perciò, come vediamo in questo versetto, lo Spirito Santo ci dice che la bestia è un sistema politico, ma anche rappresenta re, regni che si sono perché sono venuti a compimento, che sono alzati e sono finiti nella storia umana. Versetto 10. Cinque sono caduti, le sette teste rappresentano sette re. Cinque di questi re sono caduti. Uno è
L'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà durare un poco. Lo Spirito Santo dice le sette destre sono sette re, cinque sono caduti. I cinque che sono caduti parla dei cinque imperi che erano presenti sulla faccia della terra prima che Giovanni ha scritto il libro dell'Apocalisse e rappresenta l'Egitto, la Siria, Babilonia, la Persia e la Grecia. Questi cinque re, i regni, questi cinque imperi sono venuti e sono passati. Uno è quello che è, l'uno che è, rappresenta l'impero romano, che era presente e dominava su tutta la faccia della terra. Quando Giovanni ha scritto il libro dell'Apocalisse, ma Giovanni dice cinque sono passati, uno è, ma c'è un altro regno che ancora non è venuto. Questo regno avverrà, si manifesterà, sorgerà sulla faccia della terra nel futuro. E dice che quando questo settimo regno, questo settimo impero verrà sulla faccia della terra, durerà solamente un poco. E la parola del Signore ci dice che questo ultimo impero che dominerà sulla faccia della terra durerà solamente sette anni. Nel libro di Daniele, capitolo 9, il versetto 27, leggiamo queste parole. Egli stabilirà, egli parla dell'anticristo. Quando l'anticristo si manifesterà, lui stabilirà un patto con molti per una settimana. Se vi ricordate, una settimana, quando studiamo la parola del Signore, una settimana è sette anni. Perciò l'anticristo stabilirà un patto con meni, con molti, per sette anni. In mezzo alla settimana, dopo tre anni e mezzo, farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Perciò, fratelli e sorelle, nel Vecchio Testamento il profeta Daniele ci dice che l'ultimo regno che verrà sulla faccia della terra durerà solamente sette anni. Ritornando all'Apocalisse capitolo 17, versetto 10, dura poco, solamente sette anni. Dopo sette anni Gesù ritornerà e questo ultimo governo sarà distrutto. E il Signore stabilirà il regno di Gesù Cristo che durerà sulla faccia della terra per mille anni. Cinque regni sono passati. Uno è Roma, uno verrà nel futuro. E quando verrà, durerà per sette anni. Versetto 11. E la bestia che era e non è, e anch'essa un ottavo re, viene dai sette e se ne va in perdizione. La bestia, questi governi che sono esistiti sulla faccia delle terre, cinque, quello che rappresenta Roma e quello che verrà nel futuro,
Giovanni dice che la bestia era e non è, ma quando si manifesterà negli ultimi tempi, il capo di questo governo politico che sarà presente sulla faccia della terra sarà l'ottavo re, ma appartiene al settimo regno. Figli, fratelli e sorelle, la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo, viene dai sette. Questa bestia sorgerà dal settimo regno politico che si manifesterà sulla faccia della terra negli ultimi tempi. Il capo, l'anticristo, sarà l'ottavo. Fratelli e sorelle, per capire quello che Giovanni sta scrivendo, noi dobbiamo andare nel libro di Daniele. In Daniele, nel capitolo 7, versetto 2, leggiamo questo. Daniele disse: io guardavo, e nella mia visione notturna, ed ecco scatenarsi sul mare grande, i quattro venti del cielo. Il mare grande, se vi ricordate, rappresenta il mare Mediterraneo. Questa profezia che Daniele vide si riferisce a eventi e popoli che si trovano intorno al mare Mediterraneo. Dopo Giovanni vide i quattro venti del cielo che erano scatenati, versetto 3. Quando quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. Giovanni vide quattro bestie salire dal mare. Erano differenti l'una dall'altra. Versetto 4. La prima era simile a un leone e aveva ali d'aquila. Lo guardai finché non le furono strappate le ali. Fu sollevata dalla terra, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano. Questa bestia rappresenta Babilonia e il re Nebuchadnezzar. La prima bestia si riferisce a Babilonia. Versetto 5. Questa è storia che Daniele riceve dal Signore prima che queste cose venissero a compimento. Poi vide una seconda bestia, simile a un orso. Essa stava eretta sopra un fianco, teneva tre costole in bocca e fra i denti, e le fu detto: alzati, mangia molto carne. La seconda bestia rappresenta l'impero dei Medi e dei Persi, che hanno sconfitto Babilonia e hanno governato sul mondo, sulla faccia della terra, dopo Babilonia. Versetto 6. Dopo questo io guardavo e vidi un'altra bestia, simile a un leopardo, con quattro ali d'uccello sul dorso. Aveva quattro teste e le fu dato il dominio. Questa bestia rappresenta Alessandro il Grande e l'impero della Grecia. Quando Alessandro il Grande morì, l'impero che lui aveva conquistato è stato diviso tra i quattro generali che lui aveva. Fratelli e sorelle, vediamo come la parola del Signore è precisa. Daniele, anni prima che questo evento venisse a compimento, ha scritto, ha visto la bestia, e la bestia aveva quattro teste, perché dopo la morte di Alessandro il Grande, l'impero sarebbe stato diviso tra i quattro generali. Versetto 7. Io continuavo a guardare le visioni notturne ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, spranava e stridolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Abbiamo visto questo nell'Apocalisse, la bestia aveva 7 teste e 10 corna. Questa bestia rappresenta l'impero romano, che è stato l'impero più forte e più distruttivo di tutti gli imperi che sono venuti prima di loro. Versetto 8.
Stavo osservando queste corna, aveva 10. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corna. Daniele vide che la bestia aveva 10 corna, ma quando Daniele guardava, lui vide un corno piccolo che si alzò in mezzo agli altri 10 corna. Questo corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunciava parole arroganti. L'ultima bestia aveva 10 corna e in mezzo ai 10 un corno piccolo sorge. Se noi andiamo al versetto 23, l'angelo spiega a Daniele il significato. Ed egli mi disse: la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra. L'impero romano ha divorato tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Versetto 24. Le 10 corna sono 10 re. Mettiamo questo nella mente. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno. L'impero romano è stato distrutto, non c'è l'impero romano oggi, ma alla fine dei tempi l'impero romano sarà risuscitato e 10 governi, 10 nazioni si unireranno insieme e daranno il loro potere all'anticristo. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno. E dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re. Versetto 25. Egli parlerà contro l'Altissimo. Qua descrive l'Anticristo. Lui parlerà contro l'Altissimo, contro il Signore, il Dio vivente. Affliggerà i santi dell'Altissimo. Si riferisce alla nazione di Israele durante la grande tribolazione. L'Anticristo perseguiterà la nazione di Israele. Se vi ricordate, 2/3 dei giudei saranno uccisi dall'Anticristo e dal sistema religioso che sarà presente sulla faccia della terra quando questo si avverrà. 1/3 sarà scamperanno perché il Signore li proteggerà. E si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e le metà di un tempo. Se vi ricordate, un tempo è un anno, dei tempi 2 anni e metà del tempo mezzo anno. Perciò per 3 anni e mezzo i giudei saranno dati nelle mani dell'Anticristo per perseguitarli. Versetto 26. Poi si darà il giudizio e gli sarà tolto il dominio. Verrà distrutto e annientato per sempre. Parla del ritorno di Gesù Cristo, quando lui distruggerà l'Anticristo e tutte le nazioni del mondo che si sono radunati insieme nella valle di Armageddon. Vi ricordate, vi ho fatto vedere la fotografia, dove la battaglia prenderà, che avrà luogo. Versetto 27. Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo sorbiranno e gli ubbidiranno. Qui parla del regno di Gesù Cristo, quando tutto il mondo, dopo la tribolazione, durante il millennio, tutto il mondo ubbidirà e seguirà Gesù Cristo. Versetto 28. Versetto 28. Qui finisce il racconto. Quanto a me, Daniele, fui molto spaventato dai miei pensieri,
e il mio volto cambiò colore, ma conservai tutto questo nel mio cuore. Ritorniamo all'Apocalisse capitolo 17, versetto 13, versetto 12. Le 10 corna che tu hai visto sono 10 re. Daniele vide questa bestia che aveva 10 corna. Le 10 corna sono 10 re che ancora non hanno ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Le dieci corna rappresentano 10 popoli, 10 nazioni. Fratelli e sorelle, non so se voi avete fatto attenzione, ma il presidente della Francia, Macron, non una volta, ma più di una volta, ha parlato e ha detto che l'Europa non deve dipendere più sugli Stati Uniti dell'America. E lui ha proposto che l'Europa si unisca in 10 stati, 10 nazioni. E queste 10 nazioni devono avere il loro esercito e loro si devono proteggere. E devono proteggere anche il loro, quello che vogliono fare. Fratelli e sorelle, vedete, la parola del Signore ci dice che negli ultimi tempi, quando l'impero romano sarà suscitato, 10 nazioni si uniranno e daranno potere all'anticristo. E noi già ha anni che il presidente della Francia parla di questo, quello della Germania parla di questo. Fratelli e sorelle, questa è la parola del Signore e si avverrà, verrà a compimento. Fratelli e sorelle, non lo so se l'avete letto, ma ho letto questo, che a partire dal primo di settembre l'Unione Europea incaricherà che tutti gli Stati membri offrano un portafoglio di identità digitale. Non lo so se voi sapete questo qua, ma l'Unione Europea ha dichiarato che, incominciando dal primo di luglio, tutta la gente che vive in Europa e appartiene all'Unione Europea deve avere un portafoglio di identità digitale, e questo deve essere dato a tutti i cittadini e a tutte le imprese. L'Unione Europea renderà obbligatorio l'identità digitale nell'ambito di EIDAS 2.0, che entrerà in vigore nel settembre 2023 e garantirà che tutti gli Stati membri offrano un portafoglio di identità digitale ai cittadini e alle imprese. Secondo la Commissione europea, almeno l'80% dei cittadini dovrebbero essere in grado di utilizzare una soluzione di identificazione digitale per accedere ai principali servizi pubblici entro l'anno 2030. Fratelli e sorelle, se vi ricordate, quando l'anticristo verrà in potere, lui stabilirà il marchio della bestia, e senza il marchio della bestia nessuno può comprare, nessuno può vendere. Vogliono fare un portafoglio di identità digitale. Lo sai perché? Così loro possono controllare tutto quello che la gente fa. E se tu non fai quello che loro vogliono, loro chiudono l'acconto che tu hai nella banca e tu non puoi usare i soldi
che sono due, tu non puoi levare soldi dalla banca, tu non puoi fare niente. Sì, fratelli e sorelle, ci stiamo avvicinando alla grande tribolazione. In America la stessa cosa, in Cina già lo stanno facendo, questo portafoglio digitale, dove tutto, il governo controlla ogni cosa, tu non c'hai più libertà. Se tu ti ribelli contro al governo, il governo farà sì che tu non puoi vivere più una vita normale. Le 10 corna, ora c'è che ne è verso 11. Voglio ritornare un momentino al versetto 11. Give me 12. Give me 13. Guarda che dice. Le 10 corna sono 10 re, 10 nazioni che si uniranno. Mentre la bestia che era, non è e verrà, è l'ottavo, ma è dei 7. In Daniele abbiamo visto, vi ricordate? Daniele vide la bestia che aveva 10 corna che rappresentano 10 nazioni, e nel mezzo di queste corna lui vide un cornetto piccolo che rappresenta l'anticristo. Sì, lui appartiene ai 7, ma lui è l'ottavo. Viene dal settimo regno. Questo impero romano che sarà risuscitato dopo il rapimento della Chiesa e sarà governato dall'anticristo. Dice che essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Questi re, queste 10 nazioni, alcuni pensano che sono 10 zone che si trovano sulla faccia della terra. Ma una cosa, la parola del Signore ci dice, che avranno uno stesso pensiero, pensano la stessa cosa, hanno uno stesso desiderio, una stessa volontà. Sono uniti nel loro scopo. Essi hanno un stesso pensiero e tutti insieme, tutte queste nazioni, tutti questi capi di governo daranno la loro potenza e la loro autorità all'anticristo che governerà sulla faccia della terra per 7 anni. Versetto 14. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Ultimamente il loro desiderio è di prevenire che Gesù ritorna sulla faccia della terra. Sì, fratelli e sorelle, il diavolo sa che quando Gesù ritornerà con la nazione di Israele, perché il Signore ha fatto una promessa a Abramo. Apposta durante la tribolazione, l'anticristo cercherà di distruggere completamente la nazione di Israele, perché se l'anticristo, se Satana può distruggere la nazione di Israele, non c'è bisogno che Gesù ritorna, perché Gesù deve ritornare per la nazione di Israele, e la nazione di Israele deve dire che Gesù, e deve accettare che Gesù è il Messia. Perciò l'anticristo, Satana, farà ogni cosa nel loro potere di sterminare la nazione di Israele, i giudei, per prevenire Gesù di ritornare. Ma non succederanno, non vinceranno. Dice: combatteranno contro l'agnello
E per ricordare la battaglia di Armageddon, lo vedremo questo nel capitolo 19. Loro si scaglieranno contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà, l'agnello li distruggerà. E il motivo che l'agnello vincerà è perché solo l'agnello è il re dei re, è il Signore dei Signori. Non è uno dei re, è il re dei re. Non è uno dei Signori, è il Signore dei Signori, il vero re, il vero Signore. Fratelli e sorelle, dice che l'agnello vincerà, ma non solamente l'agnello è quello che vincerà, dice che anche quelli che sono con lui. Quando Gesù ritornerà, non ritornerà solo. I credenti, i chiamati, gli eletti e i fedeli ritorneranno con lui. La Chiesa, la sposa di Gesù Cristo, questo include a noi, fratelli e sorelle, include a tutti i credenti che saranno rapiti al ravvimento della Chiesa e quelli che risusciteranno quando Gesù ritornerà. Sì, fratelli e sorelle, noi ritorneremo con Gesù Cristo e noi vinceremo perché Lui vince. Nessuno può distruggere l'agnello, nessuno può sconfiggere il re dei re, il Signore dei Signori. E dice: quelli che sono con Lui, chiamati gli eletti e fedeli, vinceranno. Sì, fratelli e sorelle, tutta la gente che segue il mondo, tutta la gente che segue Satana, tutta la gente che dà la vita loro a fare cose che sono contrarie alla volontà del Signore, non hanno niente di guardare nel futuro, c'è solamente sconfitta per loro. Ma coloro che fanno la volontà di Dio vinceranno e regneranno con Lui su questa terra per 1000 anni. Versetto 15. Poi mi disse, ancora l'angelo che parla, abbiamo visto questo: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, nazioni, moltitudine e lingue. Quando Giovanni guardò al principio del capitolo, vede acque, e ora l'angelo spiega che le acque rappresentano popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Significa che questo sistema religioso è un sistema religioso globale che include tutte le nazioni, tutte le religioni che non accettano la parola di Dio, la sola parola di Dio, la vera parola di Dio. E tutte queste false religioni appartengono a questo sistema religioso che si troverà sulla faccia, che è stato sulla faccia della terra dal principio, dalla torre di Babele, ma sarà prevalente durante la tribolazione. Versetto 16. Le 10 corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Che significa? Sì, fratelli e sorelle, dopo il ravvimento della Chiesa, questo sistema politico globale sarà presente sulla faccia della terra. Da questo sistema globale l'Anticristo sorgerà e verrà a prendere potere. E questo sistema politico si unirà con il sistema religioso per fare la volontà della bestia. E ogni persona che non seguirà
quello che la bestia dice, sarà uccisa. Ma dopo 3 anni e mezzo la bestia, l'anticristo, dirà: non ho bisogno più di questo falso sistema religioso, e lo abolirà. Guardate che dice, le 10 corna, che sono i 10 re, le 10 nazioni che si uniranno durante la tribolazione, odieranno la prostituta. Sì, dopo 3 anni e mezzo, l'anticristo, la parola del Signore ci dice che l'anticristo andrà nel luogo santissimo e dichiarerà che lui è il Dio vivente. E lui obbligherà tutto il mondo di adorare solamente lui e solamente a lui. Non c'è posto più per religione sulla faccia della terra. Ci sarà solamente una religione, la religione dell'anticristo. L'anticristo e Satana, la bestia, saranno gli unici che devono essere adorati durante gli ultimi 3 anni e mezzo dell'Apocalisse. Le 10 corna che ha visto la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno, la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Questo sistema religioso sarà completamente distrutto, non esisterà più. Versetto 17. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno. Sì, fratelli e sorelle, è il Signore che è in controllo. È il Signore che metterà nei cuori di queste nazioni, di questi re, di distruggere questo falso sistema religioso che era colpevole di avere ucciso tanti credenti, e che era ubriaca con il sangue dei credenti. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il disegno di Dio, che la prostituta sia distrutta. Il Signore userà l'anticristo e questi 10 popoli di fare il suo disegno, che di dare di comune accordo il loro regno alla bestia, fino a che le parole di Dio sono adempiute. Sì, fratelli e sorelle, ogni cosa secondo la volontà di Dio e ogni cosa secondo il tempo stabilito da Dio. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia, fino a che le parole di Dio siano adempiute. Ogni cosa, il Signore è sovrano. Il Signore sempre dice l'ultima parola. Nessuno può combattere contro Lui. Versetto 18. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re e sulla faccia della terra. Vi ho spiegato questo versetto la settimana passata. Anche se Giovanni dice che Babilonia, la donna, la prostituta e la grande città, non significa che sta parlando della città di Babilonia. Vi ricordate? Nel capitolo 21 dell'Apocalisse, Giovanni, un angelo dice a Giovanni: vedi, io ti faccio vedere la sposa dell'agnello. E Giovanni guardò e vide la santa città discendere dal cielo sulla terra. La città non è la sposa dell'agnello, la città non è la sposa di Gesù Cristo. La gente che vivrà dentro la città saranno parte della sposa di Gesù Cristo. È la stessa cosa qui. La donna e la grande città rappresenta questo sistema religioso che si è trovato sulla faccia della terra fin dal principio
della torre di Babele e ha dominato, ha controllato, ha usato i re, popoli, imperatori durante tutta l'esistenza umana. Fratelli e sorelle, il Signore ha scritto queste cose perché vuole che noi siamo preparati. Paolo dice alla Chiesa, ai Tessalonicesi, il motivo che io scrivo queste cose, il motivo che vi dico queste cose è così che quando queste cose si avveranno non vi prenderanno di sorpresa. Quelli del mondo saranno presi di sorpresa, ma non noi, perché il Signore ci ha avvisato. Il Signore ci ha detto che queste cose verranno a compimento. Fratelli e sorelle, si stanno avverranno rapidamente. E ci dice che siamo quasi alla fine. Alla fine. Vi ricordate, Gesù disse quando queste cose incominceranno a succedere. Non quando succederanno, quando succedono. Quando incominceranno a succedere. Alza la testa, guarda in alto, la tua redenzione è vicina. E fratelli e sorelle, ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando. Il Signore si sta preparando e anche noi ci dobbiamo preparare. E tutta la gente che vuole andare per essere con Gesù si devono preparare. La parola del Signore è bellissima. Noi sappiamo come la storia finirà. Sappiamo chi vincerà. Gesù vincerà e noi vinceremo con Lui, perché noi apparteniamo a Lui. Signore, ti ringrazio per la Tua parola, per l'aiuto che ci hai dato di comprendere quello che lo Spirito Santo ha scritto quasi 2000 anni fa, così che noi possiamo leggere, possiamo studiare, possiamo meditare e possiamo nascondere nel nostro cuore che quando queste cose si avveranno noi saremo pronti ad andare con Gesù Cristo. Signore, un'altra volta noi preghiamo per i nostri familiari, coloro che un tempo camminavano con Te, ma ora si sono sviati, non camminano più con Te. La preghiera del nostro cuore è che Tu gli tocchi i cuori, che Tu li giri intorno e che Tu li porti un'altra volta vicini a Te, che loro aprono il cuore e ricevono a Te un'altra volta come loro personale Salvatore e Signore. Signore, noi crediamo che Tu farai questo prima del Tuo ritorno. E ti ringraziamo Signore, e ti benediciamo Signore. Chi lo sa che Tu potresti ritornare questa sera? Sovvieni, Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, il tempo è passato. Spero che voi avete imparato qualche cosa e se il Signore ci mantiene ancora un'altra volta, ancora su questa terra, la prossima domenica un'altra volta parleremo e studieremo la parola del Signore. Ora vi lascio a tutti con la pace del Signore, vi mando un saluto e un bacione da tutti noi. Il Signore vi benedica nel nome di Gesù Cristo.